Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in diretta. Buongiorno a tutti voi. Marco De Vita, chef Marco De Vita. Ma perché te lo sei scritto grande tu, chef Marco De Vita? Io mi sono scritto piccolo. Perché chiaramente lo chef ha una posizione ovviamente no, di elevato spicco, quindi è chiaro che deve essere scritta grande, non può essere scritta piccola, altrimenti non daremo valore alla mia persona, ecco. C'è il dottore, ecco, e lo chef per farsi grande, siccome non ha il dottorato, ma bensì deve capito, o al cappello lungo, oppure ha le scritte grosse. Io le scritte grosse. Ok, quindi magari per cambiare le scritte devi mettere il cappello. Esatto. Beh, però ci starebbe fare una cosa tipo un po' più professionale, un po' più professionale. Chiediamolo a chi ci segue, dice, ma chi voi siamo? Vorreste un De Vita professional col cappello, la giacca, tutto pulito, con la barba fatta, oppure De Vita così? Va bene, adesso glielo chiediamo, questa è la domanda alla quale risponderete oggi, quindi De Vita lo volete così o professional? Ci sono già dei commenti. Ma magari forse questi li possiamo anche eliminare. Qua, sì, non so, adesso a me non so noi volevamo solo un po' rompere il ghiaccio, insomma, per non sembrare che parliamo sempre di cucina, anche perché gli argomenti di oggi saranno abbastanza seri, visto che parliamo di carboidrati sì, carboidrati no. Insomma, questi carboidrati, tu che ne pensi? Allora, così smentisco direttamente te. No, guarda, per me il carboidrato, dato che lo dicevate, no, anche l'altra sera con Paolo, nella diretta con Paolo, che anche noi cuochi cerchiamo di avere, oltre al lavoro, all'impegno, al grosso impegno lavorativo e alle grosse energie che il lavoro ci assorbe, che questo tipo di lavoro ci assorbe, anche al di fuori una vita un pochino più regolare, cercando lì dove è possibile, che te lo permette il tempo, di esercitare, di praticare un po' di sport. Quindi il carboidrato sappiamo tutti che è la benzina, l'energia del nostro corpo, quindi non può venire a mancare, perché insomma è fondamentale. Io per esempio sono uno di quei tipi che se non mangiano carboidrati gli viene il mal di testa, c'ha un calo di energie, non riesco, il mio corpo non diciamo va avanti come dovrebbe, quindi per me sono fondamentali. Ora che poi devi intervenire tu, no? Dicendomi poi in base a, che ne so, quanti devo assorbire in base al tipo di vita che faccio, insomma. Però io sono pro carboidrato, assolutamente sì. Guarda, questa era la riflessione che facevo ieri sera. Il nostro fabbisogno energetico si è ridotto notevolmente. Il nostro fabbisogno energetico. Siamo a casa, ci muoviamo di meno, lavoriamo di meno. Sì. Sì. Quindi in realtà in questa fase dovremmo mangiare di meno carboidrati, ma attenzione però a ridurre i carboidrati sempre mantenendo i rapporti anche con gli altri nutrienti, i grassi e le proteine. Bene, se sei d'accordo, io andrei subito nel vivo, perché oggi vogliamo cominciare a fare le cose un po' più sul serio. E sarà un vero e proprio momento formativo, quindi parleremo di carboidrati da un punto di vista scientifico, quindi cercheremo di capire appunto dove troviamo i carboidrati, cosa sono i carboidrati, come si distinguono. Faremo vedere anche delle slide e subito dopo poi questa parte iniziale, dove tratteremo un po' di chimica, un po' di fisica e un po' ovviamente anche di biologia e quindi nutrizione, vedremo con lo chef Marco De Vita questi elementi merceologici, quindi pane, pasta, patate, farro, cereali in generale, legumi anche, che contengono carboidrati, e lui ci svelerà qualche chicca in cucina. Esatto. Bene, sei pronto, Marco? Sì, saluto Valerio, saluto Laura che ci stanno seguendo, che sono due professionisti del settore, che sono passati anche tramite scuola. Adesso
Laura c'ha una sua da un po', insomma, una sua attività. Valerio in questo momento è in relax come tutti noi perché non può esercitare la professione, ma insomma, anche credo Laura, insomma, per il blocco, ecco. Diciamo relax fisico, Beh, ma non mentale, esatto, per noi non ci ma fermiamo non mai. mentale. Ecco, questa è la prima slide che Bene. vedo. Bene, Marco, ti volevo parlare di questi nutrienti. Oggi ci fermiamo sui macronutrienti. I macronutrienti sono gli elementi di cui abbiamo bisogno in maggiore quantità. Quindi acqua, carboidrati, grassi e proteine, questi sono i macronutrienti. Abbiamo anche i micro, ma li lasciamo per la prossima volta. I nutrienti sono tutti gli elementi, appunto, nutrizionali che possiamo trovare all'interno di quello che mangiamo, che ci nutrono, quindi alimentano il nostro corpo, le nostre cellule, il nostro metabolismo. Andiamo a vedere un attimo in generale che cosa accade, perché vogliamo contestualizzare l'ambito carboidrati, lo vogliamo contestualizzare all'interno della cucina. Quindi siamo nell'ambito della ristorazione, vogliamo dare dei suggerimenti ai nostri cari amici ristoratori e tutti questi aspetti chimici, fisici e nutrizionali che vi racconterò, li contestualizzo sempre per cucina. Del resto è quello che faccio dal 2009, quindi mi interessa proprio l'applicazione pratica poi di questi aspetti. Intanto ci sono delle cose interessanti da sapere. Ovviamente tutti i principi nutritivi, quando vengono sottoposti a cottura, si modificano, quindi subiscono dei cambiamenti. Alcune volte possiamo definire anche manipolazioni industriali, per esempio. Ma ad ogni modo, in generale, questi principi nutritivi, quando vengono cotti, subiscono dei cambiamenti, ma non solo durante la fase di cottura, anche nella fase di trasformazione. Mi viene in mente, per esempio, gli zuccheri, quindi parliamo sempre di carboidrati, durante la fase di conservazione di qualsiasi prodotto, questi carboidrati vengono metabolizzati dai microrganismi, quindi vengono scissi dai microrganismi e sono gli stessi microrganismi che poi provocheranno, per esempio, la formazione di cattivo odore, l'inacidimento anche di questi alimenti. Alcune di queste trasformazioni spesso e volentieri sono volute dall'uomo, altre invece sono indesiderate e quindi possono rappresentare in generale un'alterazione dell'alimento. Diciamo che alcune di queste trasformazioni l'uomo è riuscito, proprio imparato a guidarle e alcune anche a ritardarle o a ostacolarle. Ad ogni modo, molte di queste trasformazioni che non conosciamo, che non possiamo guidare più che non conosciamo, perché per conoscerle, diciamo la verità, le conosciamo, molte di queste che non abbiamo ancora imparato a guidarle sono quelle che poi modificano le caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto. Per esempio, quando pensiamo ai carboidrati, dobbiamo immaginarci che questi carboidrati partecipano ad alcuni dei processi fermentativi, alla reazione di Maillard, per esempio, all'irrigidimento chetonico nei formaggi, la caramellizzazione degli zuccheri. Insomma, ci sono tantissime, tantissime trasformazioni che sono sicuramente molto interessanti e che, se conosciamo, ci consentono di ottenere un prodotto di maggiore qualità. Vediamo un po' i carboidrati in generale. Questo termine spesso e volentieri può essere sostituito con glucidi, anche in molte etichette, per esempio, lo troviamo quest'altra denominazione. Non ci confondiamo, insomma, carboidrati e glucidi sono la stessa cosa. Glucidi deriva dal greco glauco dolce, e ovviamente questo dolce ci fa ritornare all'uomo sapiens, o meglio, all'uomo sapiens, all'uomo di Neanderthal che a caccia di cibo riusciva a distinguere quello che doveva mangiare proprio da questo sapore zuccherino. Quindi sicuramente una delle prime cose che abbiamo mangiato è stata la frutta, proprio perché il riconoscere questo sapore dolce ci faceva capire che all'interno c'era dell'energia, quindi un meccanismo abbastanza ancestrale. E sono molto importanti i carboidrati perché rappresentano, o meglio, dovrebbero rappresentare il 55-65%, poi dipende anche, nel caso di sportivi si sale anche al 70%, dei componenti della nostra dieta. Quindi sostanzialmente il 60%, immaginatevi che il 60% di quello che portate a tavola, quindi immaginate di avere un piatto, il 60% di quello che portate, o meglio, che portiamo a tavola, deve essere costituito dai carboidrati. I carboidrati più accessibili, per
poi ce ne parlerà anche Marco nel dettaglio, sono in generale cereali, cereali. La prima cosa che l'uomo appunto ha imparato a, a coltivare, ci sono i legumi, la frutta, ma poi c'è anche pane, pasta, riso, eccetera, eccetera. Vorrei fare subito per chiarezza, prima di approfondire, questa distinzione. Abbiamo dei carboidrati semplici e dei carboidrati complessi. Vedete in alto i carboidrati semplici, in arancione, che si dividono poi in monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi. E sotto invece troviamo i carboidrati complessi, amidi, fibre, sì, chiamati anche poligosaccaridi, come, come appunto l'amido, che troviamo nelle patate, nel pane, nella pasta, alcune fibre che troviamo in alcune verdure, ma anche nei legumi e anche in molte farine, perché no, in maggiore o minore misura, in base appunto al contenuto in fibre, e il glicogeno, che in realtà è questo zucchero complesso che troviamo invece nel nostro corpo, è una forma di deposito dello zucchero nel nostro corpo. Ora, la differenza tra quelli che stanno sopra e quelli che stanno sotto in cucina sta nella solubilità, cioè nella velocità di solubilizzazione. Un monosaccaride, come per esempio il glucosio, entra più velocemente in soluzione rispetto a un amido. Quindi mi devo immaginare che se io ho un pentolino d'acqua e questo pentolino d'acqua è freddo, se ho un monosaccaride, questo glucosio, questo fruttosio, questo galattosio, quindi questo monosaccaride entrerà più velocemente in soluzione, cioè tenderà a sciogliersi, mentre invece se c'ho un amido costituito da lunghe catene, tra poco ve lo faccio vedere, da lunghe catene appunto di monosaccaridi, perché l'unità strutturale, immaginatevi che l'unità strutturale di tutto, sia dei carboidrati semplici che dei carboidrati complessi, è sempre il glucosio. Quindi sostanzialmente quando noi leggiamo sotto nei complessi amilosio, amilopectine, fibre non idrosolubili, fibre idrosolubili, nel 90% dei casi stiamo parlando di polimeri, quindi di catene di glucosio. Ora, spesso e volentieri i cuochi dicono la pasta rilascia l'amido, ma voi immaginatevi una lunga catena come l'amido, che è questo qui, quindi faccio vedere, immaginatevi una lunga catena quindi di amido che esce dalla pasta. È impossibile, è più semplice che esca dalla pasta un'unità basale strutturale più piccola, come potrebbe essere ad esempio il glucosio, o come potrebbe essere ad esempio delle, diciamo, dei polimeri più corti, più piccoli rispetto all'amido. Ora, quando parliamo di amido, noi abbiamo questa porzione lineare, vedete, ve la faccio rivedere, questa sotto, la parte sotto che è lineare, la parte sopra invece che rappresenta un punto di ramificazione. Ecco, qui si gioca tutto, perché l'amido ha delle proprietà in cucina straordinarie. La prima cosa che riesce a fare molto bene l'amido è assorbire l'acqua. Immaginatevi, se non ci fosse questa, se l'amido non avesse questa proprietà, noi non potremmo mangiare la pasta, noi non potremmo cuocere il riso, perché è proprio questo processo di assorbimento di acqua legato alla presenza di amilopectina, vedete che è più solubile dell'amilosio, quindi riesce ad assorbire molta acqua, grazie proprio alla presenza di questa struttura ramificata, l'amido, o meglio il riso, e le patate, la pasta, possono essere portate in cottura. È ovvio che conoscere, ad esempio, la quantità di amilopectina, o meglio, perché poi sono in relazione, la quantità di amilopectina e la quantità di amilosio, ci consente anche di capire quali sono le temperature di cottura. Per esempio nell'orzo la gelatinizzazione, quindi l'assorbimento di acqua da parte dell'amido, avviene già a 59-64 gradi, quindi non avrò bisogno di temperature superiori a queste. Qui in un certo senso possiamo dire che grazie a queste informazioni possiamo fornire ad un sistema l'adeguata temperatura, l'adeguato calore, l'adeguata energia, senza disperdere troppe energie. C'è qualche chef, senza fare nomi, che fa la pasta, cuoce la pasta e
e a un certo punto spegne l'acqua, quindi la porta a ebollizione, spegne l'acqua e mette la pasta la a cuocere. Cottura passiva della pasta, sì. Cottura passiva della pasta. In realtà, se io sto cuocendo la pasta, siccome il mio obiettivo per cuocere bene la pasta è far sì che l'amido si solubilizzi il più possibile, e siccome i punti e le temperature di gelatinizzazione sono superiori rispetto a quelli che abbiamo visto per gli orzi, per l'orzo, per il cereale in generale, una cottura della pasta passiva non mi porta ad un'ottima qualità del prodotto finito, mentre invece questa cottura passiva, sfruttando la scienza, potrei utilizzarla appunto per altri tipi di cereali. Ok, quindi vediamo per esempio il sorgo 66-67 gradi, il mais dentato 66-72 gradi. Insomma, perché abbassare la temperatura di cottura della pasta o in generale dei cereali? Perché chi di voi ha a casa uno scaldabagno sa benissimo che se lo scaldabagno, soprattutto con l'acqua romana, lo portiamo a temperature superiori ai 55 gradi, nel tempo dentro lo scaldabagno si formeranno dei precipitati, e questi precipitati non sono altro che i nostri calcolini e calcoletti che poi ci ritroviamo nei reni. A livello epatico, per esempio. Quindi purtroppo devo dire a chi è abituato a prendere le tisane e i tè tutti i giorni che non è una buona abitudine, soprattutto se ne prendo più di uno, più di due, più di tre, proprio perché portare un'acqua che ha magari un elevato residuo fisso, parleremo anche di acqua, portare l'acqua che ha un elevato residuo fisso a una temperatura superiore a quello che è la temperatura di gelatinizzazione dell'amido, mi porta ad avere poi una maggiore quantità di precipitati che io comunque vado ad ingerire. Ecco, non credo che mai nessuno abbia parlato di queste cose in diretta o comunque in dei video. Sono degli aspetti sui quali io ci sono arrivato in maniera intuitiva, mettendo insieme la mia esperienza. Ora, ovviamente, questo significa continuare assolutamente a studiare, ad analizzare, a farsi delle domande. Quindi io non voglio sembrare possedere la verità assoluta, ma insieme possiamo sicuramente arrivare ad conoscere ed a spingerci a fare più che altro, a farci le giuste domande per cercare di capire effettivamente su che cosa dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Quindi ci sono sicuramente altri aspetti interessanti, degni di nota, ma insomma, intanto io direi di prenderci una piccola pausa, visto che siamo andati abbastanza in profondità, e su questo vorrei a questo punto coinvolgere te, Marco, per cercare di capire in generale come vengono trattati i cereali in cucina, e insomma una panoramica un po' in generale proprio su quelli che sono gli ingredienti che contengono i carboidrati che abbiamo visto. Allora, intanto il tuo intervento è molto apprezzato da chi ci sta seguendo, ma soprattutto dal sottoscritto, perché metti in risalto quelle che stiamo cercando piano piano di cambiare, cioè le regole dettate da una cucina della tradizione, dei tempi, datata, che si è sempre fatta così, molto probabilmente anche perché alcuni sistemi di cottura ci danno dei risultati più o meno buoni, sempre contestabili, perché poi bisognerebbe sempre andare nello specifico per valutare questo, quindi la gente spesso non ha per questo motivo voglia di cambiare o comunque di sperimentare, no? Quindi dice, ecco, tu ci stai dicendo che la pasta si può cuocere in maniera diversa, assolutamente sì, probabilmente il miglior modo per cuocere la pasta è gestire meglio i contenuti nutrizionali, evitare determinate, diciamo,
che avvengono dei processi chimici anche all'interno del nostro corpo e quindi avere più diciamo calcare, calcio, no? Residuo nei cibi in base alla tipologia di cottura giusto o sbagliata che sia. Un altro sistema molto buono è quello della cottura della pasta risottata, dove in parte la pasta è a contatto, no? No, con l'alimento e quindi continuamente c'ha un continuo girare e quindi la temperatura, diciamo, non è, ecco, quella dell'ebollizione normalmente dei 100 gradi. Ora, detto questo, parlando di carboidrati, ovviamente i cereali sono il regno dei cereali, il mondo vegetale è quello più conosciuto nelle cucine, soprattutto utilizzato dalla gran parte degli italiani. Conosciamo bene che ci sono per classificazioni cereali e cereali, chiaramente tutti conosciamo il frumento, dal quale derivano poi grano duro e grano tenero, con i quali poi facciamo o la pasta o comunque trasformiamo in farinati, ecco, le semole, i sfarinati, le farine, e creiamo tutta una serie di altre, diciamo, dal cereale trasformato una serie di pietanze come la pasta fresca o il pane, la pasticceria salata, la pasticceria dolce, i quali sono molto molto carichi di carboidrati, ecco, quindi di energia. I carboidrati, dicevo, sono maggiori e minori. Quelli che conosciamo, diciamo, maggiori, abbiamo detto il frumento, c'è il riso, c'è oggi fanno parte anche di questa categoria orzo, farro, sono meno una volta erano minori, sono conosciuti da poco il miglio, la cicerchia, sono conosciuti poco anche l'avena. Che vengono utilizzati in alcune tipologie che sono magari quella vegetariana, quella vegana, eccetera, eccetera. Però è chiaro che sono comunque fonti di carboidrati. Chiaro, poi gli zuccheri, ne hai parlato tu, quindi noi gli zuccheri li usiamo principalmente in pasticceria dolce e salata, un po' in panificazione si usa il malto, che è un, come dicevi tu, uno zucchero molto semplice che viene sintetizzato dai microorganismi in maniera molto veloce, molto rapida, e serve a migliorare quella che è la fase di lievitazione di quel prodotto. Quindi diciamo che... Marco, come distinguere? C'è possibilità di distinguere? C'è la possibilità di distinguere un riso da un altro? Cioè... Di capire se un riso ha una determinata qualità in base al suo comportamento in cottura, per esempio? Beh, guarda, sicuramente i risi fanno parte della categoria, diciamo, forse tra le più apprezzate. Sì, diciamo che la qualità giapponica, che è quella che è stata poi importata in Italia e trapiantata nelle risaie del nord Italia, quindi di Vercelli, Pavia, eccetera, eccetera, hanno dato origine a delle qualità di riso eccelse qui in Italia, che, diciamo, gran parte del mondo poi ci invidia. Ci sono l'altra faccia dei risi, è quella, diciamo, meno pregiata, ma sempre di ottima qualità. Questo non va a sminuire assolutamente le altre tipologie di riso, che sono quelle della Indivia. Indica, che significa che viene piantato, ha preso piede, molto piede, si è adattato particolarmente bene, non in Italia ma nelle parti, quelle, diciamo, del Pakistan, dell'India, della Cina, insomma, dei paesi orientali sostanzialmente. E che ha dato origine poi a tutti quei risi che oggi sono di comune utilizzo, come il Patna e il Basmati, che conosciamo tutti, che sono dei risi lolong, molto con bassi contenuti glicemici, ma molto 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 profumati, più in alcuni casi più del nostro riso, quello che fa parte proprio della parte invece giapponica, che è quello che ha dato a noi le qualità di riso migliori. Poi qui conosciamo il Carnaroli, il Vielone Nano, l'Acquerello, conosciamo il Martello, il Riso, il Sant'Andrea, cioè il Ribe, ne abbiamo diverse categorie che possono essere poi definiti in fini, semifini, superfini e risi comuni, che sono quelli, diciamo, meno pregiati di questa specie, ecco, questo sì. Quindi, diciamo, facciamo un po' un recap, visto che
visto che qualcuno si è appena collegato. Sì. Intanto abbiamo, oggi parliamo di carboidrati, insomma, abbastanza facile comprendere anche perché c'è scritto sul sottotitolo. E qual è l'obiettivo? Intanto sfatare il mito che i carboidrati fanno ingrassare. E su questo vorrei aggiungere un'informazione: 4 calorie per un grammo di carboidrati, 4 calorie per un grammo di proteine, quindi sostanzialmente cambia poco da un punto di vista nutrizionale tra la proteina e il carboidrato, eppure in molti prediligono, adesso siamo forse usciti, anzi direi purtroppo no, io sicuramente, da un decennio di diete proteiche, dove i carboidrati sono stati banditi dalla tavola da queste diete, chiamiamole iperproteiche. Oggi alla dieta iperproteica segue la dieta chetogenica, dove il quantitativo di carboidrati scende vertiginosamente anche a 30-40 grammi di carboidrati al giorno, cioè significa mangiare neanche 50 grammi di pasta. Quindi purtroppo la cucina dovrebbe cominciare a tenere, non lo so, a tenere conto, l'aspetto ristorativo dovrebbe cominciare a tenere in considerazione quello che sta accadendo nel mondo delle diete, della nutrizione, cercando di proporre un nuovo modello. Spesso e volentieri diciamo che alla ristorazione, come alla tavola calda, in generale alla gastronomia, viene sempre vista come un posto dove non si mangia in maniera equilibrata, dove non si mangia sano. Io personalmente ormai ho un occhio abbastanza critico, sono entrato tra l'altro in tantissime cucine, l'ultima esperienza è stata a Bistro 64 con lo chef giapponese Nota Kodaro, dove ho visto quelle che sono le tecniche e i bilanciamenti anche che ci sono nei piatti. Vi posso garantire che non solo lì, ma in generale ormai nella ristorazione è possibile mangiare delle cose buone e salutari. Ieri parlavamo con Andrea Palmieri del ristorante Bugavino e insomma, si parlava di 25 grammi di carboidrati, di 25 grammi di guanciale dentro una carbonara, che se sommiamo la quantità di grassi di quella carbonara, la sommiamo alla quantità di grassi del guanciale, la sommiamo alla quantità di grassi di un uovo, di un tuorlo, siamo arrivati circa a una ventina di grammi di grassi, cioè 2 cucchiai d'olio, che sono gli stessi che potremmo mangiare quotidianamente. Quindi diciamo in generale questi carboidrati li abbiamo un po' strumentalizzati anche per, secondo me in generale, perché economicamente un chilo di farina costa troppo poco rispetto a quello che costa invece un chilo di proteina, no? Quindi pensiamo a un chilo, certo, di pollo, già un chilo di pollo costa 5 euro, 6 euro, rispetto a un chilo di farina che personalmente trovo molto più pregiato da un punto di vista nutrizionale un chilo di farina piuttosto che un chilo di pollo, perché dentro il pollo ci abbiamo bassissima concentrazione di grassi, zero carboidrati, ci abbiamo solo delle proteine, che tra l'altro poi spesso e volentieri questo pollo come lo cuciniamo? Ora siamo nell'ambito ristorativo, ma facciamo degli esempi anche domestici per cercare proprio di fare un discorso logico. Questo pollo lo prendiamo, lo mettiamo sulla piastra, tac, tac. Quando lo tiriamo fuori dalla piastra abbiamo queste lineette, no? queste strisce bruciacchiate dove abbiamo praticamente trasformato poi quelle proteine in sostanze tossiche. Quindi se imparassimo a cucinare un buon piatto di pasta, bilanciato con la giusta quantità di grassi, direi soprattutto cuocendo bene la pasta con temperature adeguate, io prima vi ho dato solo un accenno, perché non può essere sicuramente una lezione universitaria, più online. Ma quello che vi ho voluto trasferire, che vi ho voluto trasmettere, è che l'acqua non dovrebbe essere portata ad elevate temperature, cioè anche quando cuociamo la pasta c'è una temperatura. Ora, portarla a 100 gradi e poi lasciare al destino, no? Secondo me non è professionale. È professionale magari utilizzare un runner che mi mantiene la temperatura dell'acqua sempre a 60, 65, 66 in base alla temperatura che il cereale necessita per la gelatinizzazione del suo amido, cioè affinché l'amido assorba quest'acqua. Allora lì sì che ha senso.
sto facendo qualcosa di scientifico, sto facendo qualcosa che mi riduce la formazione di precipitati, di sostanze che poi fanno venire calcolosi. Non a caso anche la temperatura poi di infusione di tè e tisane dovrebbe essere sempre controllata, ma non dovrebbe essere controllata solo con l'intento di ridurre la dispersione delle vitamine, dovrebbe essere anche controllata proprio per ridurre la formazione di precipitati. Quando noi vediamo l'acqua, tra i nostri occhi non sono in grado di notare anche i microrganismi che ci sono naturalmente su una pianta o che ci sono naturalmente dentro un piatto di verdure che sono rimaste in frigo per 2 giorni prima di consumarle, ma non possiamo vedere, quindi non possiamo vedere tutto quello che mangiamo. Dobbiamo sicuramente avere degli strumenti, ecco, degli occhi nuovi per vedere, cercare di capire quello che mangiamo, e quello che c'è dentro quello che mangiamo dobbiamo studiare, c'è poco da fare. Se pensiamo solo a livello di esperienziale, di riuscire ad arrivare come hanno fatto le nostre nonne, no? Ieri anche di questo parlavamo. Mia nonna fa delle polpette da paura, ma non è che sa perché quelle polpette sono buone. Quel metodo lei lo ha, che poi secondo me c'è anche qualcosa di esperienziale emotivo, cioè io sono collegato a quel sapore che mia nonna dà, ma non è detto che quel sapore è il migliore sapore, è solo il migliore per me perché è collegato a un'esperienza che io facevo da bambino. Poi magari vado a mangiare le polpette dalla nonna di Marco, dalla nonna di Andrea o dalla nonna di XY, e quelle polpette potrebbero sembrarmi più buone. In merito a questo, sento un bel vento, Marco, ogni tanto mi regali un vento in cuffia, mi emoziona, perché tu sei uno che sei sempre, stai volando, no? Quindi stai volando. Magari. Senti, Marco, quindi ora non voglio costringerti a dire una cosa che non pensi, ma sì? Secondo te, anziché io nelle cucine, ma chissà quanti ne avrei visti tu, io vedo sti pentoloni ogni tanto bollire con l'acqua, bollire all'infinito, cioè durante tutto un servizio vedo cucinare 20 kg di pasta sempre nella stessa acqua. Ora, secondo te, da un punto di vista pratico, proprio volendo essere pragmatici, è possibile trovare un sistema per evitare di riutilizzare quell'acqua per tutto il tempo? Allora, assolutamente sì. Intanto fa parte, diciamo, di come sempre, torniamo sempre al solito discorso, la ristorazione si può aprire con 100.000 euro, ma si può, però spesi in un certo modo, e 100.000 euro spesi in un altro modo. Quindi basta sapere dove andare, che cosa bisogna proporre, bisogna fare. Questo è, se io decido di fare un locale dove prettamente, no, sappiamo tutti che la pasta e i fritti sono tra i prodotti che vanno di più, quindi dovrò avere per forza un doppio bollitore e una doppia friggitrice, per tantomeno per distinguere quello che è la carne, i vegetali, o la carne o il pesce, il vegetale, e così via. Altrimenti avrei un'unione di sapori, insomma, no? Una mescola di sapori. Ovviamente dove friggo il pesce, che è quello che c'ha maggiori residui, che lascia più gusto e più altro, non ci posso andare a cuocere del vegetale o della carne, dovrò necessariamente due friggitrici. Lo stesso vale per il bollitore. Ci sono bollitori da 25 litri, da 35-40 litri e fino a 50 litri. Ora, cosa succede? Se la necessità del mio ristorante è quella di fare 100 coperti, non ho bisogno di due bollitori da 50 litri. Magari posso metterne due un po' più piccoli, dove posso cambiare, capito? Dove ho cotto prima in un bollitore un tot di porzioni di pasta, perché è un po' quello che succede a casa, no? Io su 10 litri di pasta, di acqua, posso cuocere fino a 1 chilo di pasta. Il rapporto è 1 a 10, quindi se io, una volta che in quei 25 litri d'acqua ci ho cotto i miei 2,5 kg, 3 kg di pasta, sono più che sufficienti, devo cambiare il bollitore. Quindi tanto alla fine, cioè, che mi pesa, lavare il bollitore, ma il prodotto sicuramente è decisamente migliore, è più conforme a quelle che sono, no, gusto,
nutrizione, più salute oltretutto. Questa è una cosa. L'altra, esiste, come dicevo prima, la tecnica della pasta risottata, dove io il bollitore potrei anche non utilizzarlo, capito? Ma avere dei fondi caldi, quindi cuocio direttamente l'alimento nella pasta. Cioè, queste lì, lì a quel punto, Marco, sarebbe consigliabile da un punto di vista nutrizionale una pasta fresca, quindi una pasta magari all'uovo fresca. O comunque anche una pasta di semola fresca, non essiccata. Cioè, è possibile, o una pasta acqua e farina, va benissimo. Cioè, tutto, guarda che basta far funzionare la testa. Cioè, noi oggi facciamo le cose in automatico, l'abbiamo sempre detto anche negli altri, diciamo, incontri, perché è sempre stato fatto così. Ma se uno facesse l'esatto contrario, la pasta, quando è estrusa dalla macchina, sia quella di semola che quella all'uovo, quella acqua e farina, sono ricche di acqua, sono morbide, se le metti in cottura in 3 minuti sono cotte. Non se solo, secondo me mantengono anche meglio la cottura. Ma ovvio, sì. perché una volta che io ho i legami della maglia glutinica formati, non li vado poi a disidratare e seccare, come dicevi tu, c'ho meno dispersione nella pentola, insomma, mantengo molto di più quelli che sono i nutrienti, ma soprattutto anche la corposità della pasta. Poi, per carità di Dio, ci sono anche dei pastifici che lavorano nel rispetto delle temperature anche di essiccazione, e sono i pastifici d'eccellenza che conosciamo, che non sono quelli commerciali, ma quelli che conosciamo, diciamo, noi professionisti, che la pasta non la vendono a 75 centesimi al chilo, ma la vendono a 3-4 euro al chilo, perché rispettano quelle che sono le caratteristiche dell'essiccatura, dell'essiccazione della pasta, di cui ne abbiamo parlato anche l'altro ieri. Quindi basta. Sì, sicuramente la cosa importante è scegliere la bassa temperatura, no? Per l'essiccazione, proprio perché questo alte temperature spesso e volentieri portano alla formazione anche di acrilammide, per esempio, di acrilammine eterocicliche, quindi sostanze tossiche. Ora, per carità, non è che possiamo fare. Dipende sempre dalla quantità, no? È sempre la dose che fa il veleno. Guarda, però se possiamo scegliere tra le due tipologie, io personalmente consiglio la pasta fresca. Ma è ovvio, lo consiglio anch'io, ma bisogna solo saper attivare le sinapsi e iniziare a pensare in maniera completamente diversa. E questo è il momento giusto per farlo, per rilanciarsi, per ristudiare, ripromuovere nuove tecniche di cottura, nuovi prodotti, pochi prodotti da promuovere ai clienti, cambiarli frequentemente sul menù, cioè ogni 3-4 giorni si fa una produzione diversa, in modo tale che anche chi viene a cena, o verrà a cena o a pranzo, troverà delle cose differenti, ma sempre fatte in casa, poche ma fatte in casa, non quei menù lunghissimi dove c'erano 2000 cose, ma poi la metà, insomma, erano praticamente maltenute, insomma. Ti voglio poi fare una domanda sulle patate, intanto però ti leggo la domanda di Nicola, perché Nicola. Di pasta ci vogliono 10 litri di acqua, posso utilizzare meno acqua? Allora, quello è il minimo sindacale, Nicola, perché altrimenti si formerebbe troppo, praticamente devi considerare che la pasta c'ha almeno quei 7-8 minuti di cottura, se non addirittura alcune paste, quelle di cui parlavo un po' più pregiate, iniziano ad arrivare anche a 10-12 minuti di cottura, no? Quindi se io per un tot di tempo col fuoco acceso faccio bollire 10-15 minuti una pentola d'acqua, è chiaro che l'acqua viene assorbita in gran parte dalla pasta, e che rilascia nell'acqua tutti quegli amidi che poi vanno pure a addensarla la pasta, quindi farne di meno verrebbe una pasta un po' più collosetta, quindi si rischia un po' di far venire un prodotto troppo colloso, troppo gelatinoso, ecco, sostanzialmente è quello. Conviene a quel punto lavorare sulla pasta. Non c'è una dispersione omogenea di tutti quei polisaccaridi che vengono rilasciati da cosa che invece, se utilizzo la tecnica del risottato,
per un discorso proprio di temperature riesca ad ottenere un risultato migliore trattenendo nella pasta quanti più nutrizionali possibile e avendo poi un effetto di mantecatura eccezionale, perché una pasta mantecata nello stile risottato è completamente diversa da quella che uno cuoce o precuoce nella pentola, nel bollitore, capito? Questo è, ecco. Io vorrei spezzare una lancia a favore delle patate, Sì? perché le patate hanno degli amidi che sono straordinari, un Sì, ottimo assolutamente. bilanciamento tra amilosio e amilopettina, che sono, ricordiamo, queste due Guarda. catene che formano proprio l'amido. L'amilosio è una catena lineare, l'amilopettina invece è una catena ramificata che è proprio la parte che assorbe di più l'acqua. Quindi a proposito di questo, peccato perché le patate hanno anche un ottimo costo, quindi food cost buono, solo Assolutamente. che non sappiamo spesso e volentieri cosa farci, o meglio, pensiamo che le ricette a base di patate non abbiano un grande valore. Come potremmo utilizzare le patate con, diciamo, oltre che con benessere, perché poi sono ricchissime di vitamina C, tra l'altro, le patate, anche con gusto? Allora, guarda, ora, diciamo, faremo una battuta in questo, cioè la patata sta bene sia con la carne che col pesce, sempre e comunque, perché effettivamente è un vecchio detto, ma sostanzialmente è un vegetale, un tipo di vegetale che proprio per la sua struttura, la sua corposità e anche la sua bontà, utilizzando chiaramente una tipologia di patata adeguata. Per ogni lavoro che si va a fare, ovviamente sembra quasi esaltare le caratteristiche poi del pesce o delle carni, ok? O addirittura se semplicemente mangiata in un'insalata dove ci sono anche altri vegetali. Ti ricordo l'insalata nizzarda, per esempio, no? Che è quella con i fagiolini, con la patata, l'acciuga, il pomodoro. Insomma, è una cosa molto, è un piatto completo e molto squisito. Ok, quindi voglio dire, diciamo, si presta bene in diverse situazioni, in diverse ricette, quindi si può, diciamo, facilmente esaltare e comunque tendere anche ad esaltare gli piatti. Potrebbe diventare anche il carboidrato di un piatto unico, di una Potrebbe bolla, per diventare anche un esempio. carboidrato in piatto unico, come anche per esempio no, i legumi che non abbiamo ancora accennato, ma insomma gran parte di alcuni tanti legumi anche hanno molti carboidrati. Una cosa mi veniva in mente che ti volevo dire prima, no? Bilanciare, fare. Guardate che per esempio a livello internazionale, ieri tu parlavi con il presidente della Federazione Italiana Cuochi, no? Quando noi facciamo i concorsi tipo le Olimpiadi di cucina o i campionati del mondo di cucina, le giurie di giudici, che sono veramente tante, e ne passano almeno 3-4 gruppi di giudici per ogni tavolo di esposizione, che siano i singoli, le nazionali o i team regionali a presenziare, insomma, a prendere parte a questa cosa. Le regole che ci vengono date diciamo, nel regolamento, insomma, per fare queste gare, ci viene chiesto di rispettare le giuste proporzioni di una dieta. Ok? Cioè dove nel piatto il giudice non solo vede come è stato presentato, ma ti vede anche se tu hai messo troppi carboidrati e pochi, magari poche proteine, pochi sali, pochi vegetali, frutta, quello che sia. Cioè ti chiede delle grammature specifiche, ti dà, il piatto deve rimanere in 100 grammi, in questi 100 grammi ci deve essere, cioè queste sono delle regole che ci sono state, cioè che vengono osservate quando si va a fare le competizioni, però spesso non vengono osservate dalla maggior parte dei ristoratori, dei cuochi, quando si è magari in cucina. Oggi sicuramente ci sarà un pochino più di sensibilizzazione a questa cosa, perché sarà la cucina poi del futuro, ecco, sostanzialmente è questo. Certo, Ogni esatto. tanto te perdo, ascolta. C'è una riflessione Di chi? di Stefania che
che ci scrive: buongiorno, per motivi di salute ho il problema inverso a quello di come non perdere vitamine e nutrienti. Cioè, nel suo caso, dovrebbe escludere sodio, potassio, fosforo e ridurre le proteine sotto i minimi termini. Quindi sostanzialmente si deve adeguare ad una dieta a basso contenuto di sodio, di potassio, di fosforo e aproteica. La prima cosa con la quale mi sono scontrata è la mancanza di informazioni circa la distribuzione delle proteine iniziali contenute nella carne dopo averla cotta in acqua per ottenere il brodo. Beh, insomma, Stefania, purtroppo non posso che essere d'accordo con te. E considera il mio lavoro giornaliero quotidiano è quello proprio di ricercare questa tipologia di informazioni. E devo dire che negli ultimi anni ci sono molte ricerche, cioè la ricerca si è spostata verso la ricerca di questi aspetti nutrizionali, un po' il sottovuoto, tra l'altro la cottura sottovuoto scoperta da un cuoco e da un nutrizionista, ha aperto a questo mondo i primi studi, cioè qualche studio anche addirittura nella cucina di Massimo Bottura, proprio sulle cotture e sulla dispersione dei nutrienti, quindi sulla, diciamo, sulla trasformazione proprio appunto di quello di cui stiamo parlando, sulla trasformazione dei nutrienti e la vita di questi nutrienti. Ora, escludere sodio, potassio, fosforo dalla dieta non è proprio semplice. In realtà, su questo, per dirti, forse è meglio non trovare informazioni, nel senso, forse in questi casi è meglio, piuttosto che ricercare informazioni, rivolgersi a professionisti. Non è detto che i professionisti sappiano queste cose, perché comunque il mondo della cucina, come diciamo ormai da più di 2 settimane, il mondo scienza e cucina ancora non è proprio comunicato adeguatamente, non esistono molte informazioni. Purtroppo sì. Quindi il suggerimento che ti do è di non cercare, di non continuare a cercare questi elementi, e anche perché di rivolgerti a un professionista, anche perché c'è una considerazione da fare. Se io faccio uno studio, o io ho dei dati per esempio sull'analisi del cambiamento, delle trasformazioni delle vitamine in alcuni broccoli, basta guardare questi schemi, queste belle, vedere che diversi autori hanno ottenuto diversi risultati, perché intanto magari cambia l'analisi, cambia il prodotto di base, quindi se io analizzo un broccolo piuttosto che un altro avrò un determinato quantitativo di vitamine in entrata, in partenza, e una determinata quantità di vitamine in uscita, quindi a prodotto servito, a piatto servito. Quindi insomma c'è anche questa problematica, quello di andare a istituire dei modelli che siano sempre replicabili e partire da prodotti che però purtroppo non sono mai gli stessi, come parlavamo del formaggio. Se io analizzo una composizione del grasso di un formaggio fatto da latte da pascolo nel mese di maggio, sarà completamente diverso, anche se lo stesso prodotto, magari pure lo stesso lotto, lo stesso prodotto magari sarà diverso perché il latte che è arrivato dopo 2 giorni veniva da una giornata in cui non ha piovuto e quindi magari l'erba aveva una diversa composizione. Quindi diciamo che qui c'è di base una grande difficoltà anche nella ricerca e nell'estrazione di dati. Marco, siamo 48 minuti. È quasi completo. Volevo aggiungere un'altra cosa. Volevo aggiungere qualcosa vediamo magari con i legumi. Per qua, e poi continuiamo con i legumi velocemente. Sempre sul discorso dell'acqua, no? Che c'ha i precipitati e così via. In passato, lavorando molto con alcune aziende, diciamo, italiane che mi mandavano spesso all'estero, è capitato in un bel periodo dove io spesso frequentavo, diciamo, i paesi asiatici, Medio Oriente e così via, e mi capitava spesso di essere ospite, no? Come dai clienti finali, dove ti facevano, ecco, assaggiare i caffè, le tisane e così via. E la cosa che mi colpiva era questo delle tisane, no? Che loro bollivano l'acqua, quindi bollivano l'acqua il giorno prima
e una volta che faceva la posa, che l'acqua si facesse precipitare il calcare, quell'acqua una filtrata veniva poi utilizzata per fare la tisana il giorno in cui, capito? Allora avevano sempre una, come si dice, una sorta di acqua distillata, comunque decalcificata in qualche modo, dove il giorno prima la facevano bollire, sappiamo che il calcare precipita superati 55 gradi, si forma e poi cade, e dopodiché veniva utilizzata per preparare il tisane il giorno dopo, quindi veniva scaldata leggermente e poi utilizzata e fatta l'infusione, anche a freddo. Quindi ci sono i sistemi per poter, diciamo, pensare alla salute e diciamo, stare accorti. Questa tecnica io l'ho usata moltissimo, la uso tantissimo quando facciamo le infusioni delle spezie nei brodi, nelle cose, perché non le faccio mai bollenti, ma a temperature decisamente basse, proprio perché intanto infondono meglio e so che comunque mi lasciano molto più aroma, insomma, questo è. E andiamo avanti, quindi parliamo dei... Aspetta dei... Marco, vorrei rispondere a Stefania, che aggiunge sì, che a quello che c'è domanda, sì. Prima. Riassumo in termini di cibo nel piatto. Se le proteine della carne vanno nel brodo, esatto, ragione per cui mi dicono no al brodo, perché non posso gustarmi anche un ottimo picchiapò? Poi magari tu ci spieghi esattamente che cos'è il picchiapò. Io so, sì. Non conosco la ricetta esatta, ma so la risposta a questa domanda. Un recupero della carne bollita, insomma, ripassata in casseruola con cipolla, alloro e pomodoro, insomma, quindi niente, mm-hmm. niente di difficile, ecco. Sì, il problema è che nel brodo, Stefania, quindi risposta a Stefania, il problema è che nel brodo vai a rinvenire non solo le vitamine, ma vai a rinvenire anche tutti quei sali minerali che dovresti escludere, quindi quel sodio, quel potassio, quel fosforo. Quindi sostanzialmente il brodo diventa poi un concentrato non solo vitaminico, ma anche di sali minerali. Quindi sostanzialmente la risposta è questa. Poi, per qualsiasi cosa, se vuoi, puoi scrivermi anche in privato. Vai Marco, con legumi e chiudiamo. Oh, legumi, altra fonte, diciamo, sia forse ecco uno degli alimenti che ha un alto valore biologico nel regno dei vegetali, proprio sì. Sono i legumi, dette anche le proteine dei poveri, però anch'essi contengono una buona, diciamo, percentuale di carboidrati, oltre che di sali e di vitamine. Anch'essi in cucina, esatto. Vengono carboidrati, utilizzati. Proteine, vitamine, sicuramente sì. L'alimento più completo che abbiamo. Nel mondo sì, nel regno vegetale sicuramente sì, assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Diciamo che è un bene che oggi possano essere riscoperti come anche i vecchi cereali, addirittura in alcuni casi, poi questo mi puoi smentire tu, no? Uniti insieme ai cereali per completarne poi il piatto in tutto e esatto. Per tutto, per una serie di... Per aumentarne il valore biologico delle proteine. Il valore biologico delle proteine, certo, questo sì, perché ci sono esatto alcuni, cioè il senso dei cibi è che sono tanti e vari, perché il nostro corpo dovrebbe assumerne un po' di tutto, questo per avere sempre... la possibilità di selezionare sostanze biodinamiche, sostanze plastiche, energia, eccetera, eccetera. Questo è un po' il senso, diciamo, della... Da un punto di vista culinario, Marco. Sì, dal punto di vista della cottura. Sì. Tutti i legumi vanno a bagno oppure ci sono dei legumi che possiamo anche evitare? I legumi intanto a bagno ci vanno solo quelli essiccati, fagioli, ceci e altre tipologie, insomma non sto qui a elencarle tutte, però chiaramente essiccati. Se sono freschi non vanno assolutamente a mollo, le lenticchie non vanno a mollo, perché comunque le puoi prendere e cuocere direttamente in acqua partendo ovviamente da freddo. Il legume deve essere coperto di un dito, perché non deve essere cotto in abbondante acqua ma in poca acqua, quindi il giusto, non deve bollire, perché altrimenti incomincia a perdere, a spellarsi tutto, a rovinarsi tutto. Dicevamo l'altra volta che se si volesse, diciamo, facilitare la cottura, basterebbe che si utilizzi in fase di ammollo o eventualmente di cottura
un pizzichino di bicarbonato, facendo attenzione però che è facile poi scuocerli perché il bicarbonato neutralizza la forza delle pareti vegetali e quindi tenderà poi a scuocerli, quindi fare Cuocere più attenzione. velocemente, Certo, quali sono sì. le, quali sono le, qual è il dosaggio di questo bicarbonato Ma il poi bicarbonato per chilo di parliamo, prodotto? ma sì, no, parliamo su, diciamo, su un chilo di prodotto al massimo un grammo, insomma, non ne va È reso proprio un tanto, pizzico. perché è un pizzico, parliamo un grammo. Dice, quant'è un grammo? Esistono le bilance, va pesato. Stiamo dicendo ormai da giorni che la cucina è equilibrio. Equilibrio equivale a gusto, il gusto equivale a stare bene ed essere soddisfatti di ciò che si sta mangiando e di come ci si nutre. Quindi bisogna grammare, bisogna munirsi di una bilancia, altro accessorio fondamentale nelle cucine, nelle case, che nelle pasticcerie, nei forni, non lo dico perché loro se non pesano non producono, quindi per avere la riproducibilità del prodotto stesso, ecco, il giusto equilibrio. Comunque dicevo, legumi si Bene. possono fare anche tante farine, per esempio, con le quali puoi fare dei piatti tipici, quindi delle nostre poi regioni, ecco. Quindi sfatiamo il mito che i legumi sono proteici, i legumi fanno parte del mondo vegetale, ma contengono una buona quantità di carboidrati, quindi reintroduciamoli nella nostra dieta, sempre combinati magari con appunto altre tipologie di carboidrati come il riso o la pasta, in modo tale da ottenere delle proteine ad elevato valore biologico. Esatto. Marco, c'è una domanda, c'è un commento, L'uso dell'alga sicuramente per combo. te, l'uso dell'alga combo nei legumi. Guarda, allora, ormai è risaputo che le alghe, diverse tipologie di alghe, hanno comunque dei valori nutrizionali elevatissimi, se non addirittura proteici elevatissimi, quindi si possono tranquillamente usare, chiaramente anche lì grammandole, non facendone uso e abuso, perché altrimenti rischieremo anche di avere un gusto al quale il nostro palato non è abituato ancora ad avere. Insomma, è vero che oggi la cucina etnica dei paesi del sud-est asiatico ci ha abituato un po' a quello che è il pesce crudo, il sushi, l'alga kombu, la nori, la wakame, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente siamo un po' abituati, però effettivamente queste alghe hanno un sapore intenso, quindi a me piacciono, ma a tanti altri no. Quindi bisogna pensare sempre ad equilibrare il piatto con i giusti dosaggi, ecco, ma soprattutto sperimentarlo prima, quindi aggiustarlo in fase, diciamo, di backstage prima di darlo ai commensali, quindi testarlo con la cucina, con i cuochi, condividerlo con la proprietà. Ecco, questo è non mandate, insomma, in giro prodotti, ecco, dei quali non siete convinti nemmeno voi di mangiare, però rispondendo a Stefania, l'uso delle alghe va benissimo. Noi comunque, tra le altre cose, usiamo adesso un po' per tendenza, però esiste anche la salicornia, che qui nel Mediterraneo è pieno, insomma, Esatto. cioè, è il famoso, detto anche fagiolino di mare, insomma, che è molto ricco di nutrienti, ha una sua O salicornia, o asparago di mare asparago di mare, detto. Sì, sostanzialmente quello insomma, può essere utilizzato come grande alternativa a queste alghe che arrivano da fuori, ecco. un punto di vista nutrizionale, volevo Sì. aggiungere che le alghe in generale sono molto interessanti dal punto di vista nutrizionale perché contengono molti sali minerali, molte vitamine, antiossidanti, eccetera. E ci consentono di aggiungere il sesto gusto, che è l'umami, grazie alla presenza di glutammato. Allora, ho sentito male, non ho capito, Antonio, scusami. Dicevo che ci consente le alghe in generale contengono molte vitamine, molti sali minerali. Sì. È vero anche che l'uso delle alghe ci consente di ridurre l'uso di sale perché sviluppano quello che è il sesto senso, l'umami, All'umami, proprio sì. perché le alghe contengono glutammato. Esatto. Lo stesso glutammato che è contenuto poi anche nei pomodori, per esempio, ed è questa la ragione per la quale si
il merluzzo, lo facciamo con i pomodori, e questa è la ragione della quale basta un pezzo di pane e dei pomodori e siamo felici, perché c'è questo glutammato che conferisce questo sesto senso che è l'umano. E il glutammato lo troviamo anche nel parmigiano, per esempio. Il parmigiano, infatti, quindi... le prime diciamo ricerche, insomma, le prime ricerche, i primi effetti del questo gusto umami che prendeva fortemente la parte del palato superiore, lo si fece col parmigiano. Effettivamente si scoprì che il parmigiano avesse questa cosa di aver fatto scoprire l'umami, insomma, il gusto umami. E per questo motivo che se fai un piatto di pasta al pomodoro con un po' di parmigiano, anche se lo fai senza sale, comunque ti diverti lo stesso. Ti diverti lo stesso, sì. Leggo un'altra, sempre Stefania, che dice: l'utilizzo della kombu nel periodo di ammollo per ridurre la fermentazione. Molto carica di male. Sì, diciamo che, allora, questa è che a noi quelle alghe qui ci arrivano essiccate, quindi assolutamente bisogna ritratarle. Però nei paesi del sud-est asiatico, se vi capitasse di andare, io le ho mangiate, e quelle sono come la salicornia, sostanzialmente. Una volta, cioè, le vendono proprio nei mercati a cassette, come da mangiarle così, sostanzialmente. Quindi vengono trattate pochissime, in alcuni casi vengono svaporate o comunque saltate in casseruola e mangiate anche così, non vengono chiaramente nella maniera più assoluta ammollate. Per ridurre la fermentazione dovreste mantenerle fredde in frigorifero, quindi a posto di lasciare, come dovreste fare poi tra le altre cose con i legumi, non lasciarle a temperatura d'ambiente come spesso succede, ma metterle in frigorifero. Molto spesso questo accade anche con i pesci, quando molti colleghi vanno a fare marinature o salature, le prendono e le lasciano fuori perché pensano che il sale poi risolva tutti i problemi, oppure le basi acetiche risolvono tutti i problemi. No, assolutamente no, vanno prese e messe in frigorifero e vanno mantenute in frigorifero, altrimenti attiviamo il processo di fermentazione o invecchiamento, il rancidimento del prodotto, e andremo poi a denaturare un prodotto magari che inizialmente era perfetto, integro e salubre, e anche costoso tra le altre cose. Bene. Ci siamo. Arriviamo, ho capito che domani mattina la prossima diretta la facciamo alle 11:30, Marco, perché vedo che la poi gente intorno si quest'ora... Sì, vedo che intorno a quest'ora poi riusciamo ad avere un maggior numero di connessione. Bene, ringrazio Marco, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito. E grazie a tutti voi, ricordatevi sempre il nostro www.riapriamocolsalting.it, partecipi così al nostro progetto di riapertura, di consulenza. Saremo ben lieti di darvi indicazioni, di darvi supporto insieme ad Antonio per riaprire le attività anche all'occorrenza. Qualsiasi domanda fatecela anche in un secondo momento nella nostra mail. Sei diventata una valletta perfetta, De Vita. Perfetta, quasi, mi mancano soltanto tette e culo, poi dopo sarei perfetto. A quel punto non so se saresti buono a lavorare con me, però. No, magari lavorerò in televisione, a Strisce la Notizia, a qualcosa del genere, insomma. Comunque guarda come mi sono abbronzato facendo queste dirette, che sono proprio di fronte alla finestra. Vedi? Mi sono abbronzato, sono rosso come... Ma infatti te l'ho detto che devo mettere la cremina. Te l'ho detto stamattina nel backstage, sei rosso, sei abbronzato. Sì, sì, sono paonazzo. Bene, quindi direi domani mattina appuntamento alle 11:30, ci vediamo anche un po' più comodi. Abbiamo il tempo di farci il trucco, capito? Anche vogliamo svelare di quello che parleremo domani mattina, se non lo sappiamo. Assolutamente sì, Antonio. Beh, io direi domani di fare un salto nel mondo dei grassi. Grande. Buono. Quindi, mi aspetto che sfatiamo il mito che i grassi facciano ingrassare.
Sfatare questo mito non è possibile. Poi la prima dipende. Intanto abbiamo dato delle dosi. Diamo delle dosi di carboidrati da utilizzare, perché anche sì, questo può essere interessante. Questa, vabbè, lo vuoi fare solo tu, però, ecco. Certo. Io direi, intanto potrebbe essere una buona idea personalizzare i piatti, no? Immaginatevi di ricevere 4 commensali. Sono 2 coppie, quindi 2 uomini e 2 donne. Immaginate di portare a tavola una quantità diversa di pasta per la donna e una quantità diversa di pasta per l'uomo. Cioè, è una cosa di una così banalità, no? Che però, secondo me, può sorprendere. Beh, no? Assolutamente sì. E può colpire anche nell'attenzione. Dice, beh, il ristoratore, il cuoco si preoccupa di darmi la giusta quantità di cibo, perché poi questo c'è anche un doppio risvolto, che è quello relativo agli sprechi in cucina, no? Perché spesso e volentieri, quante volte la pasta ritorna in cucina non perché non era buona, ma perché magari era tanta. Quindi ecco, io direi che possiamo stare intorno ai 70-80 grammi per la donna, 90-100 grammi per l'uomo. Esatto, ovviamente sono quantità per ristorazione, perché a casa ovviamente ne possiamo mangiare di più, mentre magari al ristorante, oltre il primo piatto, poi mangiamo un secondo piatto, magari un antipasto, quindi per rimanere, insomma, all'interno di queste quantità. Domani invece sveleremo la quantità di grassi. Sei pronto? Sono pronto, assolutamente sì. Bene, grazie a tutti, a domani, buona giornata. Grazie a voi, ciao a tutti.